io ci risono. Ci risono. Ecco, e ora? Eccomi. Aggiunta in corso, Silvia, però io non ti vedo. Oh, che cosa difficoltosa stasera. Elena, eccoci di nuovo, però la Silvia non la vedo, sicché non so come aggiunta in corso, ma aggiunta in corso non vedo nulla. Oh, finalmente! Finalmente, benvenuto. Finalmente Finalmente è arrivata, vai. Rimbomba. Silvia? Mi senti così? Oh, ora meglio, sì. Spero che ti sentano anche gli altri. Ora io ti sento. Bene, adesso aspettiamo di Guarda un po', vedere se. Marilena, si sente male ancora? Elena, rimbomba la voce di Anna Maria. Ora però non mi sembra. Prima sì. Patrizia dice che non si sente. Allora facciamo così. Adesso io apro la diretta, la apro io, Anna Maria. Oh E ti invito. mamma, non si sente. Ora sì, aspetta, aspetta, che Marilena mi dice di sì. Ora si sente bene. Bene. Ok, Grazie, perfetto. grazie. Perfetto, sono Allora, contenta. sì, ce l'abbiamo fatta, eh. Ascolta, Silvietta, mi rivolgo un po' a tutte. Prima di iniziare a chiacchierare io e te, volevo tutte noi insieme mandare un pensiero a una mia nuova amica carissima Certo. che ha perso ha nell'oltre da non molto tempo la figlia Elisa. Pensate che in un incidente se n'è andato con un incidente, lasciando un giovanissimo marito, neanche trentenne, con un bimbo che va all'asilo nido e un altro che va all'asilo normale, quindi due bimbi piccolissimi. Terribile. Eh sì, quindi immaginate, sono due persone speciali, perché tutti e due insieme, genero e suocera, stanno facendo un percorso di conoscenza, vogliono sapere, sono meravigliosi, si sospengono uno con l'altro. Sicché sono veramente un grande esempio. E lei ci ascolta sempre, e tutti e due ci ascoltano sempre. Però, siccome stasera fanno un concerto nella loro parrocchia, lei non ci può ascoltare. Leggerà la preghiera che Gianluigi ci ha detto, vi ricordate, c'è cioè alla fine del libro, no? Questa meravigliosa preghiera di Gianluigi, e la leggerà durante la messa. Che E bello. comunque mandiamo tutti quanti un pensiero di luce a Certo. queste due persone che ne hanno veramente tanto bisogno in questo Certo. momento.
e sono proprio all'inizio del loro cammino. Mamma mia, è un calvario. Eh sì. Poverine, guarda. Luce è loro. E ora incominciamo la nostra chiacchierata. Sì, via. Sì, sì, ok, bella che sei. Allora, stavo dicendo prima, nell'altra diretta praticamente, che sono molto contenta di intervistare una delle mamme che hanno un angelo in cielo, che ci aiutano tantissimo con questi messaggi meravigliosi, che ci fanno comprendere che comunque loro ci sono e ci stanno vicini. Tu hai Gianluigi, che è un angelo meraviglioso, che ti ha... Poi c'è anche Adele che ci sta ascoltando. No, certo, una delle mamme infatti, sì sì, certo, certo. E dopo intervisteremo anche Adele comunque, un giorno. Poi prenderò appuntamento anche con lei, sì. E allora, volevamo sapere forse un po' tutti come è iniziata questa storia praticamente della scrittura automatica, cioè perché non è una cosa semplice in realtà, è davvero un dono dal cielo, è proprio un dono dal cielo. Sì. E io guarda Silvia, quando ho incominciato ti dirò, io vi parlo del 90, quindi è passata una bella manciata di anni, e in quell'epoca lì non si parlava assolutamente di medianità. Certo. E quindi era proprio un argomento tabù. Però quello proprio che mi dice sempre Gianluigi, che è deciso in cielo, deve assolutamente verificarsi. Ora, Gianluigi aveva 22 anni. Immaginate se un ragazzo di 22 anni, specialmente allora, potesse essere interessato alla medianità. No, certo. Io ero andata a un congresso, il famoso congresso della speranza, e quando ero tornata ne parlai a due amici di Gianluigi, erano due fidanzati, un ragazzo e una ragazza. Le uniche persone, proprio si vede che Gianluigi sapeva mi indirizzava quello che dovevo fare, perché ne avessi parlato con gli altri mi avrebbero risposto picche. Certo. E invece ne parlavo con loro di questo mio congresso che avevo ascoltato, e loro mi dissero che facevano parte di un gruppo di preghiera dove c'era una medium che parlava, eccetera. E lì io rimasi così sconvolta, disse: se ci credono loro, bisogna che ci creda anch'io. Certo. E loro a partecipare alle loro riunioni tenendomi in disparte. Quindi Gianluigi è andato prima da loro, da questi ragazzi? Sì, sì. Ma pensa, incredibile. Tutto il primo mese. Perché lui sapeva che loro avrebbero parlato con te. Eh sì, il primo mese era andato dicendo che in via eccezionale aveva ricevuto da Dio il dono di poter parlare così velocemente. Ma incredibile. Ed era accompagnato da una guida, si vede, elevata, no? Perché subito il primo mese, certo, è difficile che succeda. Certo. E perché voleva che i loro amici rassicurassero me e tutti gli altri amici. Solo che loro mi hanno detto: non potevamo dirti questa Avevano cosa. Un po' di timore. Sì, non ci avresti creduto, poi ero talmente stesa a terra, certo, non mi avrebbero neanche dato nessun conforto, a dirti la verità. E insomma, facendo parte di questo gruppo, una sera il medium disse che eravamo protetti se facevamo anche la scrittura. E quindi tutte le sere mi sono messa lì con questa penna, tenendo il braccio alzato. Ho durato 6 mesi a questo tavolo a fare degli scarabocchi, ma proprio scarabocchi, finché tutte le sere, non ho mai... E pensate che una mamma, una volta, sicuramente poverina in buona fede, che lei parlava con suo figlio, mi disse che di non farlo. Perché non vedeva risultati? No, lei mi diceva: non è il tuo compito. Però questo è stato un grande insegnamento, perché Silvia,
io non gli ho dato retta perché sentivo che dovevo farlo. Anche perché poi Gianluigi si era preoccupato di parlare con quei ragazzi, quindi voleva dire che ti voleva comunicare qualcosa. E poi proprio sentivo dentro che io dovevo continuare, continuare, continuare. E finché dopo, in mezzo a questi scarabocchi, sono venute fuori delle M, e poi dalle M, ma mamme, ed è stato tutto tecnico. Che bello! Però, Silvia, se l'avessi fatto prima, io col mio carattere non ero pronta. Invece lui mi ha proprio aspettato che io pian pianino... Ha fatto come a scuola con i bambini, praticamente, in prima elementare. Ti ha insegnato a scrivere. Io ero proprio all'asilo nido, ecco. Ma ti rendi conto? Mi ha portato all'asilo normale, che pian pianino mi ha portato su. Ed è stato veramente un bel percorso, perché poi... io le facevo sempre tante domande, infatti io lo dico sempre, quando poi io o qualcun altro parla, è bene fare le domande, perché le domande rispecchiano un'esigenza personale. Se siamo qui tutti per crescere, ognuno ha una cosa che non sa. Certo, certo. Che vorrebbe sapere di più. Certo. E se uno fa le domande, dà respiro alla sua anima. Che bella cosa che hai detto, vero? Vero? Sì. Vero, vero, perché vero. È la sua anima che ha questa esigenza. E magari io posso raccontarvi tante cose che dice Gianluigi, però magari non tutti vi possono. Ciao Giovanna, tesoro. Sempre un bacio alla tua bella. Scusa, ma la Giovanna mi è proprio per... Ma scherzi, ma certo, volevo dire una cosa invece, io non vedo i commenti, allora con questa cosa che stiamo a due così, io non vedo i commenti, quindi cioè, perdonatemi, vi saluto tutti, un bacio a tutti, non so chi c'è, però tanti baci a tutti, ma è uguale, mi piace tanto questa cosa, evidentemente doveva andare così, Anna Maria, che così è bello. La trovo una cosa bella, perché è come se stessimo più vicine, capito? È vero? È bello, quindi doveva andare così, dai, è bella questa cosa. Allora di ritornerò a Roma. Sì. E ora vedi, ho guardato loro e quando guardo loro mi commuovo, perché ormai per me sono proprio Silvia amiche. Sì, è vero. Persona, è vero. Perché conosco come sono fatte. Sì, è vero. Guarda, conosco i loro pensieri, perché così a distanza e scrivendo su Messenger, che è poi tutto personale, no? Certo, tra certo. Me e loro, e c'è più confidenza. Sì, è vero. Ma lo sai perché? Perdonami, scusami se ti interrompo. No, io dico sempre che quando si scrive... ci si avvicina di più e poi ci si ama di più quando ci si incontra. Perché? Perché sì. Quando si scrive è l'anima che parla. Sì. Capito? Sì. No, sei d'accordo? Liberi, no? Sì, si è liberi di dire anche le cose più personali, che magari sì. Sei di fronte a una persona, hai un certo timore. Poi io, forse Gianluigi ha aspettato proprio finora farmi fare queste cose, perché essendo vecchietta io sono un po' la mamma, la nonna. Ma che vecchietta, cosa ma che tanto. Dici vecchietta, ma guarda, lo sai che è bellissimo, perché quando poi mi chiamano anche nonna, la nonna è proprio molto affettiva, è amore, infatti si commuove, perché è bella questa cosa, proprio è vero, tu sei bella, è vero. Mi piace proprio tanto. Vedi, potrei essere anche la tua di mamma. Amore. È vero. Lo dico sempre. Bella che sei. Comunque ti abbiamo adottato tutti, sappilo, perché sei un po' la nostra mamma, te lo dico. Vedi. Mamma è una donna, quelle più un pochino più giovane. Una mamma dolce. Ma quanto sei meravigliosa, ti dice Patrizia Mattegazza. Grazie. Dentro e fuori la Silvia, bella. Grazie, grazie. Bellissima questa cosa. Poi Patrizia, ci conosceremo pure noi. Con Anna Maria mi sono conosciuta da poco praticamente. Quando è stato Anna Maria, te lo ricordi? Da un
da un po'. Da un po'. Da quando? Roma. Da Roma, brava. L'ho riconosciuta a Roma al convivio. E quando è stato? Te lo ricordi? Non mi ricordo. Il convivio quando è stato? Poco prima di Natale, mi sembra. Ma pensa, è già passato tutto questo tempo, incredibile. Gennaio, se come lo ricordo più. Mamma comunque mia. Giugno lì, sì, verso gennaio vedrai. Comunque ragazzi, la dovete conoscere questa donna, perché è bella così. No, è vero, no. È vero. Ma da vicino è tutta un'altra cosa, perché esprime tutto, è vero comunque. Allora Anna Maria, ti voglio chiedere una cosa, facciamo una mezz'oretta di chiacchierata, anche perché so che hai problemi con la connessione, giusto? Adesso io mi sono portata, ta-da, questo libro, Il cielo mi aspettava. Io mi sono andata a rileggere tutte le simbologie, praticamente del punto interrogativo, del fiore, mamma, l'ho riletto adesso poco prima della diretta. Però voglio sapere da te, come è nato questo libro? Questo libro è proprio nato dal cielo, perché io non avevo la più pallida idea di dover scrivere un libro, nella maniera più... che infatti non l'ho scritto io. No. L'ho scritto io perché sono tutte parole di Gianluigi. Ora non voglio peccare, voglio essere equilibrata, diciamo così. Ho fatto le mie fatiche, certo. Perché sai cos'è Silvia? Che quando si trattano questi argomenti sono talmente vasti e poi si intersecano uno con l'altro. Siccome Gianluigi mi ha preso proprio per mano e mi ha detto: fai la prefazione. Nella prefazione devi parlare della tua vita, perché le persone ti devono conoscere. Certo, certo. Come la vita è stata abbastanza travagliata, e pensate che quando ho scritto la prefazione mi sono resa conto di quanto la mia vita fosse stata... Di ciò che hai vissuto. Sì, perché crescere senza padre non è una passeggiata. Mentre l'ho vissuta non me ne sono resa conto, perché poi sai quando arrivi ad avere la tua famiglia, i tuoi figli e godere di questo dono immenso, il resto l'hai superato poco per volta. Sì, è vero, è vero. Poi quando sei nel problema comunque cammini. E quando l'ho messo per iscritto mi sono resa conto di che vita tosta, insomma, avevo avuto. E va bene, si vede, e l'ho superata. Quindi quando però Gianluigi mi ha detto di scrivere questo libro, mi ha detto che dovevo dividerlo in fasi. E dividerlo in fasi era difficile, perché se io parlavo della preghiera, potevo parlare dell'amore, potevo parlare del perdono, potevo parlare di tantissime altre cose, quindi non sapevo come fare a dividere. Certo, certo, perché lui ti dettava e poi dovevi fare, no, il sunto praticamente di quello che ti dettava. Perché io ho tutti questi quaderni, non so se dove io ho registrato tutte le transe della Concetta, della mia adoratissima amica, e io, per dirti, dicevo Concetta, incominciamo dalla reincarnazione, perché Gianluigi ha detto che era la molla che faceva girare tutto l'ingranaggio. Allora io sfogliavo i quaderni, cercavo l'argomento, correvo dalla Concetta e gli facevo: Concetta, secondo te questo ci va messo qui o non ci va messo? E lei mi faceva: ma Anna Maria, dove lo mettiamo? Lo mettiamo in questo argomento o lo mettiamo in questo? Certo. E allora faceva: zitta, ora mi metto lì. Si pregava tutti e due e faceva: Gianluigi, da che parte lo mettiamo questo argomento qui? E lei arrivava la risposta con la sua voce, ma era Gianluigi che parlava. È certo che sì, certo. E per quello vi dico che è un libro sacro, ragazzi, tutti devono avere questo libro. Sì, sì. Perché l'emozione di chiedere a Gianluigi quello che dovevo mettere, come dovevo fare, e la Concetta che mi rispondeva con la sua voce. Comunque, tutti devono avere questo libro, soprattutto perché... Allora, adesso lo hanno anche pubblicato Galliano, se non erro, vero? Sì,
Ecco. E soprattutto perché tutto il ricavato va in beneficenza. Sì. E quindi Quindi se questa è lo una cosa potete meravigliosa. prenderlo in libreria, su Amazon, dalla Feltrinelli, dove vi pare, e lo sapete che è arrivato persino a Torino alla mostra, alla Fiera del Libro, che questa è Sì, stata una cosa è veramente vista. grandiosa. Però se lo chiedete a me su Messenger, ora onestamente il tutto va in beneficenza, Certo, quindi ho certo. più soldini da dare. E Certo. ve l'ho detto altre volte, io Silvia non amo darli alle grandi Distribuzioni. Sì, no, no, alle sì. grandi onlusse, sai che Ah, loro, ok. io voglio darli mirati questi soldi, no? Sì. E quindi per dirti a Viareggio c'è la casa dei poveri vecchi, Anche al e povero voglio magari che incontri per strada che non c'ha soldi per dare da mangiare ai bambini, per esatto, dire. pagare una bolletta. Certo, Poi che bella questa cosa. ho una carissima amica di Pisa che ha creato insieme al marito, che era medico, un centro a Zanzibar, e ora il marito è morto ed è sepolto là. Mentre lei l'anno scorso, 2 anni fa, andava in bicicletta a trovare un bimbo malato, è caduta e quindi ha avuto del trauma pauroso, ha Povera. perso un figlio e quindi è dovuta ritornare in Italia perché là non aveva abbastanza assistenza, Certo, chiaramente, no? E lei vorrebbe sempre continuare. Tu pensa che ora ha fatto tanti pacchi di indumenti da mandare via e non ha abbastanza soldi ah, per fare povera. queste Quindi, ragazzi, tenere. comprate i libri di Anna Maria, mi raccomando, scrivete su Ecco, Messenger. e poi come mi dite moltissime di voi, io Silvia vorrei farti leggere, perché mi fate tanto piangere, Tu veramente, di sei bella. commozione però, e quando si piange di commozione, mi scrivano, chi lo legge, mi scrivono di quelle cose che proprio dico, Dio Gianluigi, come ti Sì. E ringrazio, questo era quello che voleva perché Gianluigi. mi dà. Eh sì, questo voleva, questo. Comunque anche Gaetano, ha visto il libro con le ali, per dire che andrà, Sì, che sì, sì, volerà sì. da tante parti. Comunque va proprio letto anche a caso, questo libro va aperto Perché trovi la e risposta, è vero, è trovi vero. sempre la risposta. Allora, guarda, se vuoi, leggo io un passo di Gianluigi, Bravo, apri la ok? pagina. L'ho aperto a caso. Ecco, Allora, bravo. chiediamo a Dio che dia Anche la più fede. Francesca Lapidare dice, quando è un po' giù di corda lo Lo apro. apre. Allora. Ah, devi arrivare, sì, caro, te l'ho spedito, ma le poste vanno un po' lentine. Vado. Vai. Chiediamo a Dio che dia più fede al mondo, alle genti. Dio onnipotente, dai loro la luce, inondali di luce e speranza, inondali d'amore. Dio onnipotente, la tua potenza sia sul mondo afflitto di oggi. C'è ancora tanto amore fra le genti, tanta offerta di se stessi. Ci sono i lumicini che portano amore e speranza. Che bella, è capitata, Bello, eh? Bella, bello, bella. tutto bello. È simile, diciamo, ai Vangeli quando li apri, no? Che io ho detto Eh sulla sì. mia prima diretta che la mia mamma, da piccola, se volevamo una risposta, no? Apriva i Vangeli e praticamente lì c'era la risposta alla nostra domanda. E questa, vedi, la cosa molto bella è questa, ci sono lumicini, perché noi siamo così, piccoli, piccoli, piccoli. Ci sono lumicini che portano amore e speranza. Eh? Bella la Bella, eh? speranza. Bella, La speranza bella tu. Infatti proprio. Infatti è Gianluigi vero. si è commentato, mi ha detto che sia un libro di speranza, non parlare di dolore, No, ma infatti è parla vero. sempre di amore. Bello. Vedi Gianluigi che cosa meravigliosa comunque. Cioè proprio. Ma perché questo libro viene proprio dal cielo? E è come se, non è come. Gianluigi ha detto che Dio, che nel cielo è stato stabilito che questo libro dovrebbe essere scritto Guarda, e quello che è stabilito deve essere fatto. la cosa che mi piace molto, che stavo dicendo anche prima, il titolo è bellissimo. Il cielo mi aspettava. Cioè, una cosa. Ma Ed ecco perché in realtà
lui dopo un mese ha potuto addirittura allacciarsi ai suoi amici per poi poter parlare con te. Eh sì. Forse per questo motivo il cielo mi aspettava, perché cioè, tutto il libro te l'ha dettato lui, anche il titolo. No, lui mi ha detto, il titolo è sotto i tuoi occhi, tu cercalo e vedrai che ti apparirà. Ma pensa, come hai fatto a trovarlo? Sì, ne avevo visti 5 o 6 che mi piacevano. E ho chiesto a lui, e con la Concetta tutte e due ci piaceva molto questo. Gli abbiamo chiesto il permesso, cioè abbiamo chiesto il suo parere, e lui ha detto perfetto. Cioè, l'ho aspettato, è bellissimo, proprio bello bello, sì. Vero. E poi pensa, anche detto, chi leggerà questo libro e cercherà di mettere in pratica i consigli che io ho dato, sarà molto gratificato in cielo. Ah, che bello. Chi non lo capirà completamente sarà supportato. Ah, buona. Chi si rifiuterà di capirlo sarà perdonato. Ah, che meraviglia. Quindi che pensa, bello. Di negativo non c'è nulla. Però, è bellissima questa cosa. Che non è pronto. Certo, che magari dice mamma che vada a leggere queste cose. Sì, però chi lo legge come molti di voi stanno facendo e l'apprezzano, vuol dire che siete tutte persone, che siamo tutte persone in cammino. Vero, vero. E quindi saremo tutte gratificate. Bella. Io dico, ci sono tanti gruppi, no, in realtà, e tutte le persone che entrano in tutti questi gruppi che ci sono di amore, dico, vuol dire che praticamente hanno proprio bisogno, sentono dentro il bisogno di camminare insieme, no? Certo. Vero, perché tu dai una cosa a me, io magari la posso dare a te nella mia semplicità, nella mia, cioè, nella mia vita, no? Di quello che magari mi può capitare, posso dirlo a te, tu lo dici a un altro, quindi magari questo poi diventa una catena, e tu avevi detto una collana di perle, me lo ricordo, di via sì, di Giannuzzi, me lo ricordo. Sai Silvia, ti racconto questa, un'amica, ma lo dico, non so se mi sta ascoltando ora, però tanto non dico assolutamente il nome perché è una cosa sua personale, però è bellissima, ha detto che aveva ereditato, ma guarda, è stata una cosa così bella che mi piace condividere. Allora mi ha detto che quando io ho parlato di questa collana di perle che ci regalava Gianluigi, no? Lei si è commossa perché gli è venuto in mente che aveva ereditato dalla sua suocera delle perle che erano bellissime, però sai il preconcetto che le perle portano male, no? Sì, e poverina sì. Non l'aveva mai messa. Ah, no, scusa, ti ho detto poverina. Sì, sì, sì. E da quando Gianluigi ha detto così, se le messe. Sì, sì, infatti. Bello. Che bella e questa cosa. È un fatto di fede, sai? Sì, sì, io l'ho preso vero. Da parte di questa nostra amica come un atto di fede, nel senso che crede a quello che dice Gianluigi. Sì. Ma non Gianluigi perché è mio figlio, si potrebbe chiamare Domenico, Caterina, lo sapete. Chicco, Maida si potrebbe chiamare amore. Gianluigi rappresenta tutti i nostri ragazzi di luce. Vero. E poi lui è il girasole di tutte le persone, Silvia, che gli vogliono bene. E lo sai che ogni tanto va a trovare loro? Ah, sì, davvero. Sì. Ogni tanto una mi scrive che improvvisamente ha visto dei girasoli, che ha sentito la voce di Gianluigi, va a trovare e poi sono tutte proprio persone che hanno questo amore. Che hanno bisogno. Ma anche amore, che, cioè credono a quello che lui sì, dice. Sì, sì, sì. E credere a Gianluigi è credere in Dio, perché quello che sta facendo Gianluigi perché Dio permette che lui lo faccia. Certo, sì, infatti, no? È vero, è vero. Comunque, allora io rimetto questo perché mi piace molto,
Mi piace okay. tantissimo cioè, il disegno, la farfalla, la farfalla che è meravigliosa, il punto interrogativo. E non bene. Si vede bene nel libro, però sotto c'è un'ala. Sotto è vero, è vero. E poi volevo rispiegare il punto interrogativo. Anche la farfalla, perché io l'ho letto, però gli altri tanti non lo sanno. Sì, perché la farfalla viene dal bruco, che è bruttino. Però poi... nasce la farfalla, è proprio l'emblema, il simbolo della vita. E il punto interrogativo è perché non tutti ovviamente saranno d'accordo con quello che c'è scritto. E lui lo chiama un punto interrogativo abissale. Però ha detto, se noi ne mettiamo un altro, viene il cuore. E mi ha detto, mamma, se vuoi lo potresti mettere. E io non l'ho messo perché volevo che risaltasse questo. Il punto interrogativo perché, da solo. Perché ti fa pensare. Vero. Se metti quell'altro, dici è un cuore e non vero. Perché è come se fosse una domanda, no? Al tutto. Questo punto capito? Interrogativo, è vero. E le orecchie dicono uguale, l'ascolto con le orecchie, se le orecchie le metti tutte e due vicine, c'è un, viene un cuore anche lì. Però pensa. No, non ci avevo pensato, lo sai, ma pensa te. No. Sì, 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 sotto la farfalla, Graziella. È il profilo materno. È vero, c'è l'occhio, è vero, sì. C'è la bocca, il nasino, è vero. Infatti, quando la mia amica ha disegnato questa cosa e io ho detto, Gianluigi, cosa dici se mettiamo questo disegno sulla copertina? E lui mi ha risposto, mamma, niente di più grande può essere che la figura materna. Non ci la può essere... simbologia più grande della figura è vero, materna, quindi assolutamente mi ha dato subito l'approvazione che doveva essere questo. Bellissimo, guarda, ti giuro, a me da mi piace tanto toccarlo, mi piace, che ti devo dire. Davvero proprio, sì. Bello. Perché ma c'è materia, capito? Quando c'è lo proprio... dicevano prima di aprirlo sentono l'energia del libro. C'è dico. Materia dentro, ma è vero comunque, sì sì, questa è una cosa vera. Beatrice, certo, Gianluigi ha sempre parlato di fede, è vero. Infatti bisognerebbe leggerlo con fede perché, vi ho detto, viene dal cielo. E quindi ti... Però sai cos'è, Silvia, che a volte ho paura che la gente, che chi non ha perso un figlio, pensano che non sia un libro per lui. Ma diciamo che è un libro che parla libro d'amore per tutti. È per tutti. È un libro per tutti, non è solo per le mamme. Perché certo. È un percorso spirituale. È vero. E quindi... Tant'è vero, quello che abbiamo letto prima era di un percorso spirituale. Esatto, esatto. Non era inerente, diciamo, all'andare via dalla terra. E no. Quindi quando lo consigliate, non pensate solo che di consigliarlo a persone che soffrono, che hanno nell'oltre qualcuno. È un libro assolutamente per tutti, perché tutti, a prescindere che tutti i nostri dolori, se non sono grandi, sono meno grandi, ma tutti si passa attraverso il dolore, perché è l'unico mezzo per farci pensare. Sicché... È vero, sì. Bella cosa che hai detto, tutti passano attraverso il dolore, è l'unico modo per farci pensare. Quando tutto va bene, no? Cioè non ci si fanno, non ci si pongono domande, non ci si pone niente, va tutto bene, tutto ok. E quando cadi, sì. Che cerchi di rialzarti. C'è un libro per tutti quelli che hanno un dolore dentro, è un libro d'amore, sì. Lui, Francesca, lo chiama un libro d'amore casalingo. Perché è scritto in maniera, risposto in maniera semplice. Ilde Genovese, ma che piacere. Ecco, io Ilde ancora non l'ho vista, non l'ho conosciuta. Ciao ci Ilde, siamo ancora adesso che so che ci sei, no, neanch'io l'ho conosciuta Ilde. A qualche congresso prima o poi ci ritroviamo. Poi faremo un bel congresso con Bridge. Oh, quello sì, sarebbe sì, proprio bello. Lo faremo. Oh, sì. Come mi piacerebbe. Sì, lo faremo. Proprio con i punti di luce. Sì, brava. E, faremo un bel convegno. Tutte dovete venire.
faremo questo bel convegno dove saremo tutte lì per amarci. Conosceremo. Emilia dice ciao carissime, ci conosceremo se... mi hanno detto sì! Vedi. Mannaggia, mi dispiace che non leggo, però vabbè, mi dispiace per modo di dire, perché sono contenta Cari, così. Sì. Sonia Santaniello, idea! Sì, sì, e lo faremo ragazzi. Ambra, ciao, sei cara, Ambra, la mia amica, che meraviglia! Elga, sì! Sì, sì, ci riuniremo. Presto, Francesca. Lo faremo presto. L'aereo volentieri per vederti. C'è Simone Pasotto. Ah, davvero? Che carina. Ecco, vedete, io i brividi. Sì. Perché Gianluigi mi sta dando il benestare. Perché ci incontreremo. Sarà meraviglioso. E poi Gianluigi ha detto proprio che vuole espandere quest'amore, questa notte, ricordi che ti ha detto che dovevi espandere praticamente tutto ciò che lui diceva, dovevi aiutare gli altri. Infatti, e quindi ci sono tantissime occasioni per poterlo fare. Allora qui Bianca, e Bianca mi accompagna. Bianca, ciao! Io ti chiamo sempre Bianca, la mia scolare, eh? La Graziella tu ci dice che ne parla ma trova persone scettiche. È vero, cara. È normale. Si trova delle persone scettiche, è normale. Però io dico sempre che butta un seme. Lì per lì trovi dello scetticismo. Poi magari o nella vita questa persona capita qualcosa per cui si domanda perché proprio a me, certo, allora lì ti fermi e incominci e si ricorda, no? E si ricorda, oppure incontrerà un'altra persona che butterà un altro seme, sì. Oppure io dico sempre, quando andrà nell'oltre e vedrà la verità dirà oddio, l'ho già sentita. E infatti sì, è vero. Vero. Cioè è sempre un aiuto, anche se lì per lì non riceviamo risposta, vero Silvia? Comunque guarda, allora io devo dire una cosa, che oggi forse con l'avvento di internet è tutto più semplice anche il parlare di queste cose un po' più particolari, no? Della spiritualità, cioè, della medianità, di tutte queste cose. E prima era molto più difficile, cioè, dire chi eri, no? O chi pensavi di essere, che cosa, quali erano i tuoi sentimenti, i tuoi sentori, no? Era molto più difficile. Oggi invece è molto più semplice. Vediamo appunto, cioè, che c'è proprio una grande aggregazione anche a tutti questi gruppi che ci sono. Quindi oggi se ne può parlare molto di più. E comunque, sai che ti dico, una parola in più fa sempre bene, che una parola in meno. Al limite, se poi qualcuno non la vuole sentire, non fa niente. Giusto. Pazienza. E come hai detto tu, poi magari un giorno gli servirà, oppure non gli servirà in questo momento, gli servirà un poi per quando sarà il momento che dovrà discendere sulla terra. E poi ascolta, nel momento in cui secondo me lo dici, fai bene anche a te stessa, no? È un arricchimento per te. Sì, 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 è vero. Buona. È come se quando Gianluigi dice, quando vai per strada, mamma, di alle persone che li vuoi bene, lo so che non lo dirai, ma ti vergognerai. Però fallo mentalmente. Sì, perché sì. Ne arriva. Sì. E così è uguale, no? Sì, sì. Ma lo vedi anche quando stai per strada che magari ti fanno solo un sorriso. Ti guardano, sì. E ti sorridono. Sì. E forse proprio per quello, no? Allora c'è stato un incontro, esatto, anche esatto. Di sguardo e di anima, sì. In realtà. Sì, io se conto per stare da qualcuno che ti sorride, sei contenta, no? Sì, 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 di anima. È vero, sì. È vero, sì, sì. E tu quando a tua volta sorridi. Stare qualcuno che magari tocca a te, fai passare qualcuno, no? E sì, sì, sì. Grazie. Sì, sì, è vero, è vero. Sì. Quelle cose che secondo me, Silvia, è l'atteggiamento che hai. Sì, è vero. È l'atteggiamento, è vero. Che bisogna, sì. cambiare, che non cambiare, deve essere, sì.
solo per te, ma disponibile verso... Hai visto, ho messo verso... da poco il filmato, un piccolo pezzo del filmato Il Pianeta Verde, no? Di quel tizio che praticamente le due macchine si incrociano e una macchina urta lo specchietto di un tizio. L'avete visto? L'hai visto? Sì, sì. È quello che scende tutto arrabbiato, lo specchietto è qua, è là, tutto incavolato. Eh sì, ed è così. E quella all'inizio prima gli dice, guarda, scusa, ti prego, perdonami, perdonami, e poi è vero, c'è un grande danno, lo specchietto. Invece poi ci stanno quelli che... hanno un figlio che è andato via, hanno un figlio malato, hanno la madre che è così, e il marito con lì, e quello poi alla fine si ravvede, in effetti poi chiede scusa a tutti. Quindi, cioè, all'inizio l'ha preso per matto, no? E invece poi alla fine... Comunque, pensi a proposito di quelli che si arrabbiano, no? Mi viene in mente, che Gianluigi dice che le persone negative... Perché sembra questo termine qui che faccia paura, ma invece esistono. Sì, cioè, sì, il male è bene, esiste, anche sì, Gesù è vero. Io lo sai come le vedo? Come delle persone che si accartocciano in loro stesse. Eh sì, eh peccato, sì. Peccato, lui mi dice, dispiace. Non dobbiamo giudicare in genere, no? Un giudizio, lo dicono sempre. Difficile. Però è doveroso farlo quando sentiamo che una persona non è in sintonia con noi. E quindi se sentiamo che una persona è malevola, che ti sta urtando la tua sensibilità, che non ti sta a far star bene, l'importante è non ricambiare il suo male. Però ti allontani. Magari con una preghiera, augurandole che migliori, regalandole un fiore. Ma esatto, fa una cosa tu un giorno che non la dico, però l'ho fatta. Cioè? Che mi hai detto che dovevo mandare delle preghiere, delle cose, l'ho fatto. Sì, l'ho fatta. E infatti bisogna fare le preghiere a chi è più fragile, a chi non ci ama, perché quelli che ci amano... oddio, sai che... Daniela, c'è la... Oddio, ora mi è andato via. Chi? C'è la Daniela Galliano che ci sta seguendo, che mi ha pubblicato il libro. Ah, ma dai! Bello, sì! Che persona, Daniela! Io la ringrazierò sempre, ma lo sai perché la ringrazio? Ora non la ribecco più, Daniela, perché Silvia è stata, l'ho già detto altre volte, sai Daniela, questa cosa, di una delicatezza unica, nel senso che quando ha pubblicato il libro, io mi telefonavo e stavamo anche parecchio tempo al telefono perché voleva essere precisa, che le virgole fossero messe al punto giusto. E io gli facevo, Daniela, puoi correggerlo anche da sola. Certo. E lei mi faceva, no, perché non voglio stravolgere il... Perché se è un libro dettato deve avere quel significato, perché una virgola può spostare una frase. Come mio figlio l'aveva messo sul computer, qualche errore c'era. Certo. Lei è stata... Che carina. Molto, molto rispettosa. E poi pensa, è successo veramente come ha detto Gianluigi. Gianluigi ha detto che il libro sarebbe stato pubblicato da una persona che l'avrebbe amato. Ma pensa. E per lei è stato così. Vero, Daniela? Penso proprio che l'abbia amato questo libro, perché senti, no, le persone che non sì, sì. Il suo lavoro, sì, sì. Sì, sì, sì. Però l'ha fatto con amore. Questa è stata una cosa, una conferma, anche questa, che questo libro è proprio voluto dal cielo. Io spero che se ne vendano tanti. Prima perché Gianluigi me l'ha fatto scrivere per quello, e poi perché la Daniela Galliano merita una ricompensa al suo lavoro, al lavoro, sua dedizione, alla sua gentilezza che ha avuto.
E sparita Daniela, che non ti vedo più. Ringraziamo anche noi Daniela. Bello, a questo la punto. Stiamo facendo una chiacchierata tutti insieme, fate con Silvia così, è bellissimo. Però fateci delle domande, così dopo, anche se non vi rispondiamo ora che non facciamo niente. Ecco, tempo. Brava, perché io la non vedo, quindi non posso rispondere. Insieme, Silvia? Sì, no, perché io non vedo, quindi non posso rispondere adesso, però dopo le vado a leggere. Certo. Fate le domande. Sì. Che dopo io e Silvia vi rispondiamo la prossima volta. Va bene. Perché è bella questa comunione. Sì, è vero, è bello. È come se si fosse tra amiche a pigliare un caffè. Sì. Vero, Silvia? Sì, è vero. Lo sai che ci manca, però, annaggia, che non lo posso fare. La sigaretta! Il mio Gianluigi mi ha fatto smettere. Davvero? Sì. Ora questa ve la racconto. Io ho sempre fumato. Quando era qui, un giorno mi abbraccia, era molto affettuoso, poi era alto 1,90, mi prendeva, mi sollevava, e un giorno mi fa: mamma, se puzzi di fumo non ti abbraccio più. Ora, per farmi smettere di fumare, doveva proprio dirmi questo. Certo, perché certo. Io da quel momento non ho più toccato una sigaretta. Che meraviglia che sei stata. Sì, io lo sai che avrei fatto, io mi sarei messa 3.000 profumi, 3.000 cose, mi sarei lavati i denti, io dentifricio. Siccome Gianluigi, vi ho sempre detto, è un ragazzo come tutti, però Silvia, ma non perché fosse migliore dei suoi fratelli o dei suoi amici, caratterialmente, io ho due figli maschi, no? Se a uno gli dici, Giornano, mi tagli l'erba in giardino? Sì, sì, mamma, dopo te lo faccio. Gianluigi prendeva la macchinetta e te lo faceva subito. Sì, ho capito. E allora quando un figlio ti dice non ti abbraccio perché se puzzi di fumo, e no, che brava. Quando però è successo il patatrac, io ne avrei fumate due assieme. Non ci credo. E quindi ho ripreso a fumare. Dalla rabbia che avevo, certo. Con fatica, perché sì, mi dava noia, sì. Ero talmente arrabbiata col mondo che ho ripreso. E dopo qualche anno, fumavo regolarmente quasi un pacchetto al giorno. Una mattina, andavo al bar, prendevo il caffè con mia figlia, lei ancora allora non fumava. Fuma poco anche ora, ma allora per niente, e con le amiche, insomma, si prendeva il caffè. Io una mattina ho preso il caffè con le mie amiche, loro hanno acceso la sigaretta e non hai fumato più. Alla fine mi ha detto: ma Anna Maria, non hai fumato? Come non ho fumato? Non me ne ero accorta. Gianluigi, non mi ero accorta di non aver fumato. Sì. Con le sigarette in borsa sai che non mi veniva in mente? Probabilmente davvero ti ha aiutato lui, davvero, non è, cioè, una cosa reale. Sì, perché mi fumavano davanti. No, mi veniva in mente ad accenderla, sai. Ma che beh, è gestuale la sigaretta. Che scherzi, no? Come no, anche se hai appena fumato, la tua amica accende la sigaretta, tutta la riaccendi. Sì. È vero. Esatto. Allora io da quel giorno incredibilmente non ho fumato più. Che bello. Però Gianluigi, gli dico sempre: non far fumare il tuo fratello, finora non ce la fa. Però tu puoi fare per te, non puoi fare per gli altri, lo sai, no? Infatti, sì. Laura Maccagnini ci dice: molto bella questa diretta, sarebbe bello prendere un caffè, fare tante chiacchiere, bello, bellissimo, è vero. Ma stasera è stato un po' così, non avevamo il caffè, sì. La Giovanna dice che non fumare fa male, questo lo sappiamo tutti. Infatti, mannaggia. Però, miracolo mi ha fatto Gianluigi, i nostri ragazzi dall'oltre, quanto ci aiutano, quanto. È una cosa straordinaria, proprio. Se seguiamo il nostro sentire e non ci arrampichiamo sugli specchi per fare cose chissà che, ci aiutano veramente tanto farci tanto. Fluire praticamente dall'evento, è vero, sì, è vero. Loro sono lì apposta e bisogna ringraziare Dio, il creato di tutto quello che bello. Io ora voi non le vedete, io
c'è tutta una serie di piante, no? Non le vedete. E io il mattino. Sì, le vedo, le vedo. Vedo una pianta bella, alta. Sì, sembra un albero. Bella. E allora prego con le piante, perché sono belle, e allora le ringrazio. Cioè, ci sono qualcuna è colorata, qualcuna no. Ma lo sai che anch'io le piante ci parlo, gli canto, ma eppure non ho il pollice verde, non ce l'ho. Però guarda, credimi, io cioè, gli parlo, gli faccio le carezzine, capito? Gli chiedo come stanno, niente. Non ho il pollice verde, quindi non posso... Meno male che vivo con mia sorella, che invece lei ce l'ha. Invece sì. Ce l'ha, sì. Ascolta Silvia, Carolina Cavallaro che sta guardando, fai partecipare questa persona, cosa vuol dire? No, non lo fare adesso, perché non so adesso che succede, cioè se poi dopo... Te lo chiedevo cosa tecnica. Sai che cos'è? È come hai fatto tu con me. Probabilmente mi hai fatto partecipare, però forse... Non so se si può fare a tre, ma non credo ancora che si possa fare a tre. Capito? Forte, dite. Cara, volentieri, ma non siamo così tecnologiche, almeno io. Bella. Ma che non sei tecnologica? Guarda che cosa bella che hai fatto. Hai fatto, capito, proprio due quadrati precisi. No, non ho capito, scusa Silvia. Hai detto non sono tecnologiche, invece no, invece di mettermi piccola piccola all'angoletto sopra, hai fatto questa divisione proprio meravigliosa stasera. Non so, è venuta da sé. Infatti, è bella però. Siamo grandi è bella, sì. Bella, poi bella perché questa partecipazione da Giovanna Manzo al pollice sofferente. Curatelo, mettici un po' di medicina. Amore pure Giovanna Manzo. Belle, sto conoscendo veramente delle persone meravigliose. Una sorella meravigliosa. È vero. Poi c'è la Betta che io gli voglio un bene. È vero, sono tutte persone splendide. Bianca, ma stupendo come hai fatto, cara Bianca. Non lo sai nemmeno tu. E no, perché dice dovresti sempre farlo così. E cara Bianca. È venuto, si vede che dall'oltre Gianluigi, lo sai che Gianluigi mette lo zampino dappertutto. Infatti, bravo. Allora ho voluto che tutte e due fossero uguali. Non l'avevo mai vista una cosa così in diretta, lo sai, di Facebook. E invece vedi, Gianluigi ci ha aiutato anche in questo. Gianluigi è stato bravo anche in questo. Perché infatti. Che allora è piaciuto. Bello. C'ho la mia nipotina. Dorme di sopra, sarà la sempre incollata via ai cartoni. Che bella, vabbè, ma è così, è normale. È normalissima la cosa. In vacanza ora, sì. E infatti. Ho detto, non disturbarmi per un po'. Che ho da fare. Ok, tesoro. Giovanni, che sei un amore. Allora. Gianluigi è un ciaccione, dice Francesca Lapidari. Che dice Gianluigi? Gianluigi è un ciaccione, lo dice proprio alla Toscana. Alla Toscana. Ok. Gianluigi, ti adoro. Perché sono tutti insieme, ragazzi, sono tutti ragazzi di luce. E pensate che sono tutti i ragazzi di luce, sono entità, anime tutte molto, molto vero. Elevate, tutte vero. Vicino a Dio. Ma hai visto quando... dei figli vicino a Dio. Quando Luzzatto, quando Sinagra fanno praticamente i loro lavori che svolgono, la metafonia, anche le immagini di Luzzatto, che si vedono proprio tutti questi ragazzi. È incredibile. Sì. È una cosa bellissima, si vedono, si sentono, cioè una cosa proprio incredibile. Quando andrò di là mi ha detto Gianluigi che avrò tanti ragazzi che mi chiamano mamma. No, ma che bello! Sì, perché sono tutti quelli che ho messo in comunicazione con tutte le sere li saluto. Ma che bello, ma che bella cosa! Infatti, non perché bellissima. Mi voglio sostituire a voi, per l'amor di Dio. No, che c'entra? Prendere le vostre mani. Ma c'è.
quelli che ho messo in comunicazione con le loro mamme. Bello. Bello, bellissimo. Tu anche sei un canale meraviglioso, guarda, perché aiuti tante persone. Sì, tu e Gianluigi, ovviamente, certo, certo, però... La Gianluigi è mio babà, che è napoletano. Giovanna, guarda, ti giuro, mi fa morire. A parte che ha degli occhi meravigliosi. Sei la mamma di tutti, anche tu sei la mamma di tutti, perché ne aiuti tanti anche tu, cara. E vedete, ognuno ha i suoi compiti, ma tutte voi, non io, perché ho avuto la possibilità della scrittura, ma voi lo potete fare comunque. Invece della scrittura basta una parola. Sì, è La vero. persona che soffre, voi quello che dicevamo prima, Ognuno Gabriella. nel suo piccolo può fare qualcosa. Sì, perché. Se tu ti accosti a una persona che soffre, ti viene da dire quello che tu hai imparato, no? Vero. E quindi ognuno dà l'aiuto a secondo di quello che sa, Certo, no? Io sì. lo faccio con la scrittura, tu lo fai con la voce, è la stessa cosa. Non è che io Certo. posso far di più un'altra di Adele meno. pure è splendida. Adele. L'Adele, sì. Sì. L'ho salutata perché tu prima hai detto che c'era Adele. Sì, c'è Adele, c'è infatti. Ok, ragazzi, vogliamo dare la buonanotte? Adele. Bello, non andrei più via neanche. Carolina Cavallaro, c'è un messaggio per me. Scrivimi in privato, cara, perché ora io non so fare. E certo. Adele dice sì. Tutte noi che abbiamo avuto il dono di ricevere la conoscenza, ascoltando le varie persone che ci sono sui punti di luce, che ce ne sono di straordinarie, ecco, o anche quello che avete letto, che sicuramente ce ne sono, io vi dico il mio, perché è ovvio che sia così, ma ce ne sono tantissimi di libri importanti, belli, che possono aiutare, no? Quindi la vostra conoscenza vi deve servire a vostra volta per aiutare gli altri. Certo. Non dobbiamo mai rimanere nel nostro orticino, perché se abbiamo avuto il dono di ricevere, dobbiamo ridare. Sì, è vero, brava. E quindi l'altro giorno una mia amica, ad esempio, doveva fare un biglietto d'auguri a una che si sposava. E allora ha detto, aperto a caso il libro di Gianluigi, e l'ha Ma mandato da dai, parte ma e l'ha beh. detto lì. Quindi pensate in quanti modi si può È il aiutare una discorso che persona. facevi prima, cioè non è un libro per solo per Eh chi ha sì. perso dei figli, infatti, è vero, è un percorso, è un cammino. È un cammino. Ora vi salutiamo. Siamo lampade, dice Adele. È Certo, tutti siamo lampade, anche chi ci vero, ascolta, tutti è siete lampade. vero. Perché avete ricevuto le parole che vengono dall'oltre e non potete tenerle per voi, dovete ridonarle. Sì, è vero. Lo sto facendo io con voi ora, come Pasilvia, no? E quindi i mezzi ce li abbiamo, gli strumenti ce li abbiamo, quello che Il ci è stato cuore. dato, sì. Basta Infatti. darlo col cuore, brava, sì. Isino ci dà la buonanotte. Buonanotte, Quindi un bacio a tutti, grazie per essere vuol stati dire con che noi. dobbiamo Adele ci aiutarvi, sarà aiutare domani gli sera. altri, come ho fatto a fare questo lavoro che è molto più bello perché il quadratino su si vede male, l'hai ceccata. Mannaggia, guarda, speriamo di riuscire a fare questo E non errore lo invece so fatto come ho fatto, bene. riproveremo, riproveremo. E Teresa, ciao, riproveremo. Patrizia cara, buonanotte. Ilde, alla prossima. Buonanotte a tutti. Un bacio Terry, ciao, grande. allora volevo salutarle tutte. Teresa Pastorino, ciao, Nella Pacini, fra 2 o 3 giorni ci vediamo. Grazie, Voglio ricordare a buonanotte, buonanotte tutti che domani a tutti, sera, ecco, bravo. ci sarà Adele Sinno alle ore 21. In diretta.
Ci vogliono tutti bene, che bello, Silvia. Sono contenta. Dopo io mi rileggo. Un bacio. Ciao a tutti. Buonanotte, sogni d'oro. Ciao. Mi rileggo perché è troppo bello. Notte a tutte. Alla prossima. Ciao, ciao Silvia, grazie. Ciao.